Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio della carriera allenatore con la nostra Udinese. Oggi dobbiamo andare avanti nelle partite, assolutamente, che vi ricordo simuleremo il più possibile. Allora, Selke è salito di 2 ragazzi, allora qui vorrei modificare un po', vorrei togliere Kutepov che non mi sta crescendo come vorrei e allenerei Samir principalmente nel Torello. Quindi questa è la sostituzione a livello di giocatori, a livello di allenamenti che voglio fare. Allora, una bella per Lenglet, quindi sta crescendo bene, vicino a 76, perfetto. Tizio il più richiesto, ecco, perfetto. Ok, partita col Milan, maledizione, sempre partite difficili all'inizio, ma si sa, è così. Allora, andiamo a vedere la rosa, se è pronta. Non vorrei cambiare granché, ragazzi, voglio solo utilizzare Zapata, perché sennò poi già so che mi rimane scontento. Poi Kutepov ancora deve riprendersi. Angella è in forma, raga, quindi Angella io lo metto, serve un po' di turnover, tra virgolette. Ok, va bene così. E direi di provare contro il Milan, partita durissima, veramente dura. Direi di provare così, aspettiamo De Paul, logicamente. Vi faccio vedere nella rosa dov'è. Allora, eccolo qui, ancora infortunato, è giocatore di talento che ci serve assolutamente sulla tre quarti. Allora, vediamo, siamo ospiti, quindi come con la Roma, la sconfitta è probabile, ma proviamo a fare risultato, perché non si sa mai. Poi Udinese a San Siro di solito fa buone prestazioni, soprattutto con l'Inter. Però vediamo, segna Sosa, ecco, andiamo in svantaggio. Fino ad ora abbiamo sempre iniziato, anche nelle due partite precedenti, no, Danilo infortunato, abbiamo sempre iniziato sotto. Poi abbiamo avuto una piccola reazione con la Roma, però vediamo. Allora, vediamo se riusciamo a pareggiarlo in extremi, sarebbe bello. No, segna Antonelli, raga. Perdiamo 2-0, vabbè, ve l'ho detto, ci può stare, non sono queste le partite che dobbiamo vincere noi per poter andare in Europa League. Magari il pareggio, sì, il pareggio dobbiamo strapparlo un po' di più, però la squadra deve crescere, deve migliorare. Salgono Ayoub e Lenglet, perfetto, 1-76, anzi tutte e due 76, quindi crescita esponenziale perfetta. Allora, andiamo a vedere in ufficio cosa ci dice. No, 2 mesi Danilo, meno male che ho comprato. Fammi vedere ancora, ecco, Janto ci ringrazia. Meno male che ho comprato i difensori, raga, avete visto? Altrimenti qui ci trovavamo in difficoltà. Allora, al posto di Angella c'è Lenglet che è salito. Al posto di Danilo ci mettiamo Kutepov, che deve riprendersi assolutamente, perché c'è sempre la freccia in giù, ma ci serve. Quindi Aguilar ci portiamo. Ok, facciamo un po' di turnover con Alfredson nella prossima partita. Dobbiamo farli un po' ruotare. Attenzione, mi sono dimenticato un giocatore, cioè Selke. Zapata non ha inciso, però era difficile a San Siro. E poi vorrei far giocare anche Esnesiri, perché è importante alla fine ruotare un po' tutti, sennò poi i giocatori sono scontenti, non gira bene la squadra, soprattutto simulando, è così. Allora, vediamo, avanziamo, qui c'è un po' di pausa, troviamo il Chievo, certo. Col Chievo, già una partita che dobbiamo provare a giocarci. Allora, ok, solite cose, abbiamo un 85 di overall che non è male. Giochiamo in casa, il Chievo ha 3 punti, in pratica come noi. Qui dobbiamo giocare bene, ragazzi, qui è fondamentale, un bel gol di Selke farebbe al caso nostro. Ecco, andiamo in vantaggio noi con l'Alfredson, quindi premiata la mia scelta di piazzarlo lì subito in mediana. Vediamo se riusciamo quantomeno a tenere il risultato, ma io vorrei raddoppiare per stare un po' più tranquillo. Certo, il Chievo non segna molto, ma può dar fastidio. È entrato Birsa, giocatore di qualità sicuramente. È entrato anche Zapata, Monito, Alfredson. Vediamo. Beffa finale, raga. Ci pareggia De Guzman alla fine. Dobbiamo migliorare questi gol subiti alla fine. Siamo 14esimi. Non un cammino che è iniziato benissimo, perché con l'Empoli, raga, mi sono dimenticato Pasqua. Col Chievo volevo assolutamente vincere, vi dico la verità. Non va bene. Ora, partita tosta contro la Fiorentina, veramente dura. Vediamo se è tornato De Paul. No, è Ali Adnan. Ok, però Ali Adnan lo metto perché ci serve.
ci serve perché il suo ruolo lì nella squadra è veramente fondamentale. Samir, ok, alla fine è adattato, però lì Adnan ci serve come pane. Allora, dov'è? Però deve ancora riprendersi. Vabbè, io lo metto già nella mischia perché mi serve subito un giocatore pronto lì. Allora, qui ci mettiamo logicamente dov'è Evangelista, quindi la squadra la facciamo ruotare così. Fofana deve tornare a centrocampo a posto di Alfredson, perfetto. La difesa non la tocco, anzi mettiamoci Angella, però non vorrei toccarla particolarmente, vi dico la verità, perché comunque devono assimilare la difesa a 3 e sicuramente non è semplicissimo. Ok, partita con la Fiorentina in casa, vediamo se riusciamo a fare bene, vediamo. Partita durissima, dura perché la Fiorentina esprime un bel calcio basato principalmente sul possesso palla e andiamo subito sotto. Niente, questo gol iniziale non riusciamo a risolverlo. Magari la difesa a 3, se perdiamo questa partita ragazzi cambiamo modulo o perlomeno lo sistemiamo un po'. Magari con le grandi è un po' troppo spregiudicato come assetto, vediamo se riusciamo quando viene a pareggiarla. Niente, siamo ancora 0-1 e mi sa che finirà così perché non riusciamo a prenderla. Niente, ragazzi, dobbiamo cambiare un po' le cose perché diciamo serve una scossa nell'ambiente. Il cambio di modulo può sicuramente aiutare. Allora, direi di andare con un modulo classico, dico la verità. Forse avete già capito qual è il modulo. Voglio sfruttare Duvan Zapata, quindi avete già capito più o meno. Vediamo se indovinate. Stoppate il video e nei commenti mi dite qual è il modulo che secondo voi ho pensato. Vediamo. Allora, l'ho chiamato Classic e il modulo è questo qui. Dov'è che lo trovo? Praticamente è un 4-4-2 in linea. Quando le cose non vanno bene, ragazzi, vi consiglio sempre questo modulo perché può aiutare veramente tanto. Allora, Ayoub qui, Fofana in mediana. Allora, metterei Evangelista alla fine. No, diciamo qui però ci manca l'esterno principalmente. Però Janko, cioè Ali Adnan alla fine qua lo adattiamo. Vabbè, facciamo così. Mettiamo Ali Adnan qua e Janko qui a sinistra. Facciamo giocare Selke e Zapata punte. Vediamo se poi serve un po' di qualità come Evangelista. Vediamo, ma serve De Paul come il pane veramente. Poi mettiamoci anche un po' di qualità in questa partita perché nel 4-4-2 bisogna far girare bene la palla e Alfredson è un maestro in questo, seppur un po' vecchiotto, ma vi posso assicurare che è un ottimo giocatore. Allora, cambiamo ovviamente la squadra, cioè il modulo. Col Sassuolo dobbiamo fare il risultato ragazzi, assolutamente dobbiamo fare il risultato perché sennò si mette male. No, rifiuto l'offerta del Venezuela per il momento. Ok, allora, giochiamo fuori casa, speriamo nella scossa, raga, è importantissimo. Non è semplice, ma vediamo che succede, vediamo. Non prendiamo il gol subito, ragazzi, mi raccomando, 4-4-2 siamo un po' più equilibrati. Mi raccomando, un bel gol di Selke che deve sbloccarsi, maledizione. Subito ammonito Angella. Dai, forza ragazzi, dai. Lirola infortunato. Occhio a Berardi, Matri, Politano, giocatori di qualità nel Sassuolo, sicuramente una bellissima squadra. Allora, vediamo che succede. Vabbè, abbiamo strappato un pareggio a Modena, che non è affatto male, visto che è una squadra comunque che sa il fatto suo. Qui sostituirei un po' gli allenamenti. Vorrei allenare Evangelista, sinceramente, nei passaggi. Ok, quindi facciamo così e vediamo cosa succede. Vediamo anche la classifica. Ok, prende una A Lenglet che sta crescendo veramente tantissimo. Questo mi soddisfa. Ok, qui un po' di pausa, però arriviamo subito alla partita contro la Lazio. In Serie A non c'è una partita semplice, ragazzi. Però l'85 di overall comunque ci fa capire che non stiamo lavorando malissimo. Probabilmente il 4-4-2 ci ha anche dato una scossa a livello mentale. Allora, qui vabbè, giocatori della primavera ormai ora non mi interessa, non amo particolarmente utilizzare la primavera io. Allora, qui eliminiamo questi mail in archivio. Vediamo, siamo 14esimi,
se riusciamo a vincere questa partita contro la Lazio, gioco con la stessa formazione, ragazzi, perché voglio vedere se è stato un caso il pareggio a Modena oppure no. Se riuscissimo a vincere questa partita contro una Lazio veramente fortissima, cioè, raga, segna subito Ayub, però, cioè, Immobile, Keita, Valde, Felipe Anderson, Parolo, Milinkovic, tanta roba, assolutamente. Magari in difesa non sono spettacolari, ecco, pareggio Immobile. Però vediamo, non si sa mai che la riusciamo anche a vincere. Si infortunia Bastos nella Lazio. Dai, proviamo il gollettino, Selke. Devi assolutamente farmi gol, Alfredson, raga, Alfredson. Eccolo qui, il gol che ci serviva. Ok, l'andiamo a vincere 2-1. Ve l'avevo detto, la quadratura a volte serve. La scossa nell'ambiente c'è stato col 4-4-2 classico. Però aspettiamo De Paul, che sulla destra lì sicuramente ci può dare tantissima qualità. Selke diventa un 75 e Samir un 76. Alla grandissima. Però Selke devi segnarmi, maledizione. Se non ti uso io mi sa che fai meno gol, mi sono reso conto. Allora, avanziamo, perfetta questa vittoria con la Lazio, ragazzi, cioè veramente ci voleva, sono contentissimo. Allora, qui dobbiamo fare gli allenamenti, la Grecia, bella nazionale, ma rifiuto, non mi sento di andare ad allenare la nazionale, no, devo interrompere perché devo fare gli allenamenti, ok. Modifichiamo qualcosa, ok, allora, alleniamo NCV perché mi serve nel dribbling, perfetto. Poi Selke ora è salito già due volte per il momento, dato che gioca anche, posso risparmiarlo. Mettiamoci Evangelista, sì, grazie in occasioni va più che bene. Lo tolgo da qui però dall'allenamento precedente. Allora, alleniamoci Aguilar. Allora, mettiamo difesa, sempre Torello, questi sono gli allenamenti che prediligo di più. Posto di Samir, guardate un po' chi mi alleno, Scuffè, perché Scuffè deve crescere assolutamente, è un po' trascurato negli allenamenti, avete ragione, però mi serve ad occhi chiusi, vediamo, non sale nessuno, vabbè, ci può stare per il momento. Scuffè comunque sta salendo nella sua barretta, partita importante, vediamo se di coppa magari. No, partita contro la Juventus, vabbè raga, qua non pretendo assolutamente di andare a fare risultato, perché cioè la Juve non si discute. De Paul è tornato, però non me lo rischio subito contro la Juve. Allora, motiviamo i nostri giocatori, non si sa mai che succede il miracolo, però ecco, va bene, De Paul ci manda il suo resoconto. Ecco, giochiamo fuori casa, qui veramente durissima raga. Non pretendo nulla dai ragazzi, solo che si divertano, veramente, perché spero vadano allo Juventus Stadium e si divertano. Ok, arriva il vantaggio di Dybala, era prevedibile, la Juve è la squadra più forte del campionato. Assolutamente, guardate lì, Dybala e Higuain già valgono quanto tutta la nostra squadra, anzi, anche di più, quindi è giusto, raddoppio di Dybala, fenomeno assoluto, finisce, vediamo, 3-0. Ma era netta la superiorità, ragazzi, assolutamente. Noi siamo ancora in gioco per la nostra Europa League. Certo, non siamo ancora nella posizione giusta di classifica, però ci stiamo arrivando. Evangelista e Scuffè salgono, perfetto, mamma mia Scuffè, che talento. Ma anche Evangelista, sono contento, sta crescendo bene. Allora, vediamo. Zapata secco di gol, è vero. Allora, richiesta di trasferimento, attenzione, no dai, ti metto in campo allora a questo punto, perché veramente non posso perdere un talento come lui. Giochiamo contro il Pescara ed è anche giusto che faccia giocare Scuffè ogni tanto, assolutamente, colpa mia. De Paul, voglio fargli togliere il cerotto. Fofana torna in campo adesso al posto di Alfredson. Kums non lo sto utilizzando molto, è vero. Gioca a Kutepov, anche se ora stavamo giocando abbastanza bene, a parte vabbè contro la Juve. Ok, Janto lo farei riposare e mettiamo Redondo. Col Pescara un leggero turnover, qui mi aspetto di vincere, è chiarissima la cosa. Giochiamo anche in casa, quindi dobbiamo assolutamente fare il risultato. Siamo tredicesimi, con una eventuale vittoria possiamo assolutamente salire un po' in classifica, secondo me. Vediamo. Qui non dobbiamo fallire. Non dobbiamo assolutamente fallire. Perde un uomo di esperienza il Pescara come Campagnaro. Dai ragazzi, dai Selke Zapata. Servono i gol degli attaccanti. Ok, l'ho chiamato Zapata.
No, Juve, non puoi sbagliarmi il rigore. C'è il ripareggio, no? Ma perché mi sbagliate i rigori? Maledizione. Raga, rischiamo di pareggiare questa partita. Dai, segniamo, raga, segniamo. Serke. Vai così, bravissimo Serke, mamma mia. Qua rischiavamo per un rigore sbagliato, rischiavamo di subire una rimonta incredibile. Meno male, vinciamo. Gol dei due attaccanti, quindi alla grande. Ok, devo cambiare un po' nella prossima sessione qui, perché non stanno crescendo come voglio. Ok, anche col Palermo alla fine mi aspetto una buona partita. Assolutamente. Allora, vediamo un po' le email. Vuole giocare Raneghi e ci sta, per far riposare un attaccante. Ok, vuole giocare Lucas Evangelista. Assolutamente, lo mettiamo in campo, raga, non ci sono problemi. Vediamo un po'. Allora, farei riposare Zapata. Sì, farei riposare Zapata per Raneghi. E poi ci mettiamo anche Evangelista. Io lo metterei al posto di Redondo qui. Anzi, mettiamo Adnan e Evangelista lì, perché poi voglio far giocare Janto. Faccio fare due partite di riposo, così poi spero torni al meglio. Ok, allora vediamo. Anche se poi vorrei tornare anche un po' al modulo con tre difensori. Vediamo. Con l'Udinese, con il Palermo, scusate, dobbiamo fare il risultato, secondo me. Anche se siamo fuori casa, però vediamo che succede. Subito ammonito Bruno Henrique. Ok, ci vorrebbe un bel gol di Raneghi, proprio perché mi ha chiesto di giocare, sarebbe interessante. Magari però lo sostituiamo. Ok, ancora 0-0, partita abbastanza chiusa per il momento. Vediamo come va a finire. 0-0, ok. Era una partita abbastanza non così scontata, però vabbè, almeno il pareggio ce lo siamo portati a casa. Siamo dodicesimi, è un po' lontani dall'Europa League, ragazzi, non va bene. Dobbiamo assolutamente svegliarci. Vabbè, allora, qui Nesiri, grazie per l'occasione. Ok, ora raga, torna De Paul, torna Janto, quindi sicuramente ora faremo meglio. Col Torino io me la gioco di nuovo con la difesa a 3, ragazzi, perché voglio aggredire l'avversario e quindi me la gioco così. Allora, però ovviamente facciamo i dovuti cambi. Qui, eccolo qui, De Paul, prima partita di campionato per lui finalmente, ragazzi. Poi mettere un po' di qualità qui a centrocampo. Widmer va bene, Janto torna in campo. Al posto di Lenglet metterei Samir. Angella qui non mi sta particolarmente sorprendendo. Mettiamo Aguilar. Ok, ci siamo, ragazzi, ci siamo. Col Torino dobbiamo fare bene. Torno alla difesa a 3 perché ogni tanto bisogna variare un po', altrimenti i giocatori si abituano. Ok, però devono sperimentare anche nuove posizioni, tipo Janto gioca meglio in questo modulo secondo me, quindi vediamo se magari mi segna proprio lui, mi regala lui la vittoria alla grande. Lì bell'attacco Bojeljaic. Mamma mia, un 1-1 immediato, incredibile, 35esimo e 36esimo. Segnerto probabilmente un calcio d'angolo, qualcosa così. Qualità nel Torino, ma anche noi abbiamo qualità. Spero di andare sul 2-1 in qualche modo. 1-1, così non va bene, ragazzi, perché almeno in casa le vittorie servono se vogliamo questa benedetta Europa League. Siamo dodicesimi, raga. Guardate quanto è lontano l'Europa League. È lontana. A 19 punti il Napoli, noi siamo a 13, ben 6 lunghezze. E dobbiamo fare i punti in casa, raga, questa è la cosa fondamentale. Questa è la cosa fondamentale e per il momento non lo stiamo facendo e non va assolutamente bene. Ok, Nesiri e Lenglet salgono, perfetto. Quindi raga, io simulerei l'ultima partita in questo episodio, che arriva fra poco logicamente. Giocatore ristabilito, perfetto, col Genoa. Allora, qui vabbè, non mi interessa. Danilo dovrebbe essere tornato, perfetto. Dai, Scufetti, sto facendo giocare e si lamenta. Vabbè, ma tanto alla fine può andar bene. Allora, io farei così, metterei... Dov'è? Il nostro Danilo di nuovo in... no, però è appena tornato. Metterei Lenglet sicuramente, si sente la differenza. Mettiamolo centrale qui, Samir a sinistra perché mancino. Ora dobbiamo fare il risultato con il Genoa.
perché sennò l'Europa League la vediamo col cannocchiale, anche se non è facile, perché mi sa che andiamo a giocare fuori, se non sbaglio, non vorrei sbagliarmi, ma mi sa che è così. Vediamo, ok, siamo ospiti. Allora, è un campo difficilissimo quello di Genoa, sicuramente, soprattutto quando gioca il Genoa in casa più che la Samp, secondo me. Però qua serve la vittoria se vogliamo quantomeno provare questa Europa League, altrimenti ci dedichiamo una salvezza normale, però non è l'obiettivo che ci vuole far raggiungere la dirigenza. Allora, subito il vantaggio di De Paul, grande De Paul, vai così, cerchiamo di tenerlo questo risultato ragazzi, mi raccomando. Dai, mancano 15 minuti, ultimo sforzo, cercate di resistere, ok, perfetto, 1-0 con gol di De Paul, non subiamo gol e andiamo a prenderci questa vittoria fondamentale. Quindi ragazzi, siamo, vedete, ora decimi, va bene, abbiamo 16 punti, non male, campo difficile quello di Genova. Questo episodio posso chiuderlo qui ragazzi, grazie per il supporto, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao ragazzi!